Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, io sono Shark, come sempre, benvenuti nel canale di Gaming Galaxy. Vi ricordo come sempre di iscrivervi al canale se non lo siete già. Io mi trovo sul server di Brittia e a quanto pare, come vedete dalla chat di fazione, che è un delirio più totale, ok? Perché ovviamente oggi i gialli si sono organizzati e ci hanno mandato in conflitto, visto che noi l'abbiamo fatto ieri con i verdi, mi sembrava giusto. Che loro si incazzassero con noi a caso totalmente. Comunque sia, ci hanno mandato in conflitto, come vedete, Calate Eterna, che è la mia cittadina. Io in questo momento sono il governatore della città di Calate Eterna e vi posso garantire che è veramente una figata pazzesca, ok? Ma vi dirò tutto in un altro video come funziona il governatorato, eccetera, eccetera. Quindi questo qui è il mio governatorato, questa qui è la mia città. Ora, come funziona? Ho visto che c'è un po' di confusione per quanto riguarda le war. Ora, sia in open che in closed, in realtà tu potevi dichiarare war. In open potevi dichiarare war solo se una città non era sotto invasione, quindi invasione dei mob PvE. Mentre in closed questa cosa l'avevano cambiata, quindi tu potevi dichiarare guerra, fare la guerra e l'invasione si stoppava. Quindi avevano cambiato il metodo. Questo metodo ovviamente non è stato detto e chiaramente per tutti coloro che non sono su un server come Jotunheim dove si fanno guerra ogni 5 secondi, bisogna imparare a farlo e soprattutto a riconoscere come non sprecare del tempo. Ora, io in primis l'ho sprecato, ve lo posso garantire, ma questa cosa l'abbiamo scoperta 2 giorni fa per colpa di sopravvento. Perché 2 giorni fa noi siamo andati a sopravvento, 3 giorni fa noi siamo andati a sopravvento, l'abbiamo mandata in guerra con tutta la gilda perché la volevamo noi, oltre a Calate Eterna ovviamente. E oltre a Valle del Cordoglio, e quindi l'abbiamo mandata in guerra, ma era sotto invasione, quindi non potevamo mandarla in war, perché ovviamente era in arrivo un'invasione di mob. 2 giorni dopo. L'invasione chiaramente c'è stata, noi abbiamo mandato in guerra il territorio e non abbiamo potuto ovviamente dichiararla, come in questo caso è in conflitto e i gialli non possono dichiararla. Quindi come funziona questa cosa? Semplicemente. Se per caso, voi vedete che ci sono degli omini sotto i nomi delle città, vedete che c'è prossima invasione, quando spunta un omino vuol dire che c'è un'invasione in corso. Se sotto una città c'è un omino, ok, uno, due o tre, e voi con la vostra gilda, con la vostra fazione, andate in quella città e mandate in war, quindi mandate in siege la città che avete scelto, ok? Non potrete dichiarare guerra. E inoltre bisogna dichiarare guerra entro un tempo di 6 ore. Come vedete qua ne sono già passate 3 e nessuno ci ha dichiarato guerra. Quindi dovete stare attenti alle invasioni. Quando l'invasione passa, quindi quando l'invasione viene superata, voi potete mandare in war il territorio e a quel punto e solo a quel punto potrete fare la siege e cercare di conquistarlo. Se durante la war, ovviamente, arriva un'invasione, ci sarà prima la war e poi l'invasione. Quindi semplicemente dovete stare attento, dovete avere quel gap di tempo, avete quel gap di tempo per mandare in guerra un territorio prima che inizi un'altra invasione. Le invasioni non sono fermabili, quindi ogni 8 giorni ve ne arriva qualcuna, se non sbaglio ogni 4-5 giorni ve ne arriva una, quindi c'è un tempo minimo per mandare in war un territorio, se no ci si attacca al cazzo e tira fortissimi. Scusate il termine, ma è la verità dei fatti. L'abbiamo provato sulla nostra pelle noi 3 giorni fa. Oggi i gialli sono arrivati in 70 al nostro territorio, ce ne siamo altamente sbattuti le balle, ci hanno mandato in conflitto e comunque il territorio rimane a noi. Ciao gialli, fino a mercoledì. Quindi semplicemente li abbiamo snobbati. In questo momento stanno facendo la stessa identica cosa a Bosco Brillante da tutto il giorno i gialli. Ci sono i nostri viola che non hanno capito assolutamente niente. Anche se glielo si scrive, che possono tranquillamente lasciargli fare la war perché tanto non va, va in conflitto ma non va in war, ok, si resetta tutto, ma loro continuano a combattere, quindi buon divertimento a loro. Io non credo di dovervi dire altro, spero di avervi spiegato come funzionano la dichiarazione di guerra e le invasioni, quindi considerate sempre le invasioni, ci sono se ci sono questi cosini qua sotto le città, vedete qua ce ne sono tre. 1, 2, ok. Dopo 3 giorni, quindi 3 giorni qui, ogni omino un giorno, parte l'invasione il quarto giorno. Quindi noi siamo a 2, domani è il terzo, martedì c'è l'invasione da noi. Se non siete di livello 55, l'invasione la prendete nella grandissima faccia e non potete farci nulla. E niente, noi ci vediamo con il prossimo video, spero di esservi stato utile e GG a tutti quanti.